Una lapide nello stabilimento di Aosta a Pio Perrone, creatore 35 anni or sono della Cogne, e un busto in bronzo dello scultore Messina. Passato e avvenire si congiungono in questa cerimonia a cui partecipano autorità e dirigenti, maestranze e famiglie di lavoratori. Tra il pubblico la signora Guglielmone. Il professor Bordin rivolge un saluto e un augurio al senatore Guglielmone che si congeda dalla presidenza, ricordando l'iniziativa lungimirante di Pio e Mario Perrone, sintetizzando gli sviluppi della produzione, dalle 17.000 tonnellate del 45 alle 144.000 del 52. Si distribuiscono premi agli operai anziani, alcuni videro nascere la Cogne. Col loro lavoro contribuirono alla difesa della patria. Oggi, con l'insieme delle maestranze, cooperano alla sua prosperità economica nell'augurato avvenire di pace.